Salve a tutti, l'argomento di questa intervista è Gustavo Roll. Ne parliamo con Paola Giovetti, giornalista e scrittrice specializzata in tematiche esoteriche e spirituali. È autrice di oltre 60 saggi e biografie, direttrice della storica rivista Luce e Ombra. Nel 1985 ha ideato e condotto per Rai 1 Mistero, il primo programma TV sul paranormale. Paola Giovetti ha partecipato a programmi radiofonici e televisivi e a numerosi congressi, sia in Italia che all'estero. Benvenuta Paola, ciao, felice di Ciao rivederti. Angela, ben trovata e grazie dell'invito. Ecco, il quarto invito per me è ancora più bello dei tre, devo dire, perché questo l'abbiamo già anticipato, diciamo, per contatto prima dell'estate, in modo tale che a settembre, visto la scomparsa di Roll. Infatti era un appuntamento che avevamo. Bellissimo, Eccoci bellissimo, qua. perché è proprio giusto far riuscire ai 30 anni dalla scomparsa di Roll, che adesso si trova in un'altra dimensione Certo. e ci osserva, e ci osserva. Tu hai scritto un libro su Gustavo Roll e quindi volevo farti questa intervista, ovviamente basandomi anche sulla trama del libro, insomma, sullo svolgimento, più che altro per come l'hai impostato, chiaramente. E adesso riesci a vedere il libro? Certo, sì, Ecco, adesso lo perfetto. vedo. Allora, vediamo se Questa è la copertina del la libro. copertina bellissima, mi piace, con quegli occhi incredibili che tutti Aveva quegli occhi comunque. azzurri che ti facevano una radiografia proprio. Aveva la Sì. sensazione che quando lui ti guardava sapeva tutto di te, aveva proprio quella sensazione lì. Questo Bellissimo. libro, oltre a raccontare quello che ho visto con lui, perché io sono stata da lui diverse volte, le cose che mi ha detto, tante testimonianze di persone che l'hanno conosciuto e frequentato per anni, ho portato cose che non c'è negli altri libri, nel senso che ho avuto l'occasione di andare all'archivio storico della città di Torino, Sì. dove i documenti di Roll, lettere, 2000 lettere, diari scritti a mano e documenti personali, erano stati consegnati da non molto. Quindi ho avuto il permesso di andare, sono andata insieme alla regista Selma Dell'Olio, e lei ha raccolto materiale per il film Enigma Roll e io ho raccolto materiale per il libro. Quindi ho riportato tante lettere. Tanti fotografi, li ho anche fotografati e li ho riprodotti. Quindi è un materiale che nei libri precedenti non c'è perché non era a disposizione. Ah, ecco, quindi sì, l'archivio effettivamente è un enorme materiale da poter effettivamente analizzare e mostrare cose che prima non si conoscevano di Roll, se non magari per Non si testimonianze. sapevano. Testimonianze, tanto lettere sue quando era molto giovane, viveva all'estero, scriveva a casa per raccontare come lui viveva, eccetera. Le lettere in cui era fidanzata, che sono queste cose personali, lettere al padre della fidanzata, e poi tantissime, 2000 lettere che sono state scritte a lui da persone che l'hanno conosciuto. Allora, hanno da lettere di personaggi famosi come Fellini, come Sì. gli Agnelli, per esempio, come Zeffirelli, persone così, e anche lettere di persone come siamo tutti, persone normali, che si erano rivolte a lui per aiuto e consiglio. Questa è una cosa che mi ha molto commosso, leggere tutte queste lettere di persone che gli sono grate Sì. per l'aiuto. Forse anche aiuto concreto perché lui era anche molto generoso, ma soprattutto per essere stato per loro un maestro di È vita. vero, l'ho Sono letto in diversi punti del tuo libro, sì, è vero. ricordate tutte naturalmente perché sarebbe impossibile, ma ho fatto un capitolo apposta su queste lettere di persone perché Roll ha insegnato loro a vivere, ha insegnato loro a trovare la strada, li ha consolati, li ha portati. Gli ha fatti convincere che i loro cari sono ancora chiesto, loro chiedevano di tutto a Roll, ma lui teneva molto ad indicare proprio un cammino di vita, fare un salto. Quindi queste lettere sono una testimonianza per me anche commovente, e Ci tante lettere credo. sono
spiritose, per esempio quelle con Fellini, che era una grandissima confidenza, quindi loro si chiamavano reciprocamente fratellino, fratellone, Sì. erano veramente molto. Anche Vittorio Sessori, per esempio, è stato in rapporto con Roll, Angelo Dragone, il critico d'arte, ma c'è un'infinità di tutta la Fiat andava da lui, quindi abbiamo lettere di Umberto Agnelli, di Romiti, per esempio, che Sì. Romiti racconta che cosa ha visto con Roll, che cosa gli ha fatto Roll. Lettere di parapsicologi anche non italiani, il professor Bender, per esempio, che sono stati da lui e che hanno visto delle cose straordinarie. Quindi queste lettere sono veramente un patrimonio e ripeto, ho avuto la fortuna di poter andare in questo archivio della città di Torino e vedere questo materiale che fino a 2 anni fa non era agibile. Ecco. E anche Certo. adesso lo fanno vedere con molta circospezione perché il materiale è fragilissimo. Pensa che le lettere che scriveva a casa sono lettere di quasi 100 anni fa, perché lui era Certo. del 3, quindi lui andò all'estero che aveva 21-22 anni, quindi nel 24-25, e scriveva delle veline. Quindi quelle che si sono conservate sono le veline, perché erano in casa di Roll, e sono veline delicatissime, quindi Credo. ne fanno vedere un po' perché. Non è materiale prezioso, adesso penso che col tempo riusciranno anche a fotocopiarlo tutto, eccetera. Ma io e Anselma Dell'Olio abbiamo proprio avuto questo materiale in mano, queste veline grandissime, loro usavano delle carte da lettere molto grandi e in certi punti anche poco leggibili, perché erano scritti a macchina e qualcuno a mano 100 anni fa. Quindi lo abbiamo fatto proprio con grande rispetto, quasi con devozione. È Giusto, stata giusto. una bellissima esperienza. Lo credo. Senti, ma se tu dovessi definire Roll a parole tue, perché è stato detto tanto su Roll, tu come lo descriveresti? Perché poi lui non voleva essere un fenomeno da baraccone, non si rideva No, chissà no, chi, no, e lui quindi non comunque in voleva. maniera semplice, tu come lo definiresti? Come piacerebbe essere definito? Guarda, io l'ho conosciuto in casa di amici comuni, casa del giornalista Remo Lugli, che faceva parte del suo gruppo, insieme al suo gruppo ristretto, che frequentava Roll tutte le settimane. Tutte le settimane c'era una serata di esperimenti e una volta mi invitarono a casa loro e quando andava Roll gli fecero un po' uno scherzetto, perché Roll non gradiva trovare delle persone nuove senza saperlo. Però lui mi disse, Remo Lugli, che lo conosceva bene, dice: ma guarda che può darsi anche che ti tenga. Infatti erano d'accordo che quando Rolfo sia arrivato a casa Lugli gli avrebbero detto: guarda, c'è Paola, nostra ospite, se vuoi partecipa alla serata, altrimenti ci aspetta da qualche altra parte. Certo. Però Rolfo era molto galante, è sempre stato molto galante con le signore, per cui lui dice: vedrai che ti tiene. E infatti arrivò questo bellissimo signore come un amico che va a passare una serata in casa di amici, non niente di eclatante, proprio un gruppo di 8-10 persone. E lui mi vide, mi prese per mano, mi fece fare un giro su me stessa e poi mi disse: ok, puoi restare. E dopo è stata tutta una serata. Prima un po' di chiacchiere, perché avevano l'abitudine prima di chiacchierare un po' in Sì. salotto, di bere magari un bicchiere di spumante. I critici ad oltranza dicono: andavate a fare gli esperimenti che avevate bevuto, eravate mezzi sbronzi. Ma dico: ma perché non ci siete stati? Non lo sapete, ma Infatti. parlate così proprio così per sentito dire, perché in effetti si bevevano 2 dita di spumante, si mangiava un Niente, cioccolatino e esatto. poi si andava al tavolo degli esperimenti che. Verde. Quindi nessuna cosa esagerata, proprio una piccola cosa come si fa in tutte le case quando si va la Sì. sera a fare 2 chiacchiere. E lui tutta la sera fece esperimenti con me, disse: siccome Paola è la prima volta che viene, faremo e solo, tra virgolette, sottolineo, esperimenti con le carte. E per un'ora lui, lasciando le carte sempre in mano a me, lui non le ha toccate mai, ha Mai. fatto fare alle carte qualunque cosa, cioè in mano a me obbedivano a lui. È stata veramente una serata incredibile quello che Incredibile. facevano queste carte, si mescolavano, si sparivano, ricomparivano in mano a me e lui era 2 metri, era dall'altra parte del tavolo che dava le indicazioni, mescola, le alza, le prendi, fai, cosa hai trovato. Questa.
Adesso nel libro ho anche raccontato alcuni di questi esperimenti, come segnati, li ho ricordati. In atmosfera ludica, sempre ogni esperimento che riusciva, perché riuscivano sempre tutti, lui rideva felice, con la sensazione si divertiva più lui di noi, ecco. E anche l'ho incontrato, a casa sua, per esempio, una volta anche fuori al ristorante. È sempre stato così, molto colloquiale, molto semplice, come un amico più grande, parecchi anni più di me, ma era un uomo piacevolissimo, allegro, ti diceva delle cose che poi ti facevano anche molto riflettere, ogni tanto buttava lì la. Però Quello che era un uomo serviva. normale, come tutti gli amici che Sì. l'hanno frequentato, ha detto lui, era un uomo assolutamente normale che faceva la vita di tutti. Aveva una bellissima casa, una moglie, gli piaceva vivere bene, era sempre molto ben vestito, una casa arredata benissimo. Piaceva andare in buoni ristoranti, incontrare gli amici, andare a fare la passeggiata, si occupava di antiquariato. Poi era vita normale, poi nelle serate c'era questo quid che evidentemente questo meraviglioso che urgeva dentro di lui, che aveva bisogno di manifestarsi. E Certo. lui dice: ma perché ha scelto questa formula di fare esperimenti in casa di amici o a casa sua con piccoli gruppi? Qual era l'alternativa? L'alternativa sarebbe stata andare sui palcoscenici, andare ai congressi, andare in televisione, cosa che lui non ha mai voluto fare. L'hai detto tu stessa prima. Lui non voleva essere un fenomeno da racconto, voleva Esatto. essere una persona normale, però evidentemente queste cose aveva bisogno di manifestarle. E negli anni, perché lui per 50 anni ha fatto questo, quindi le persone che si sono susseguite in casa sua o in casa altrui e che hanno visto, sono state centinaia e non c'è nessuno che abbia trovato dei trucchi. Io ho parlato con tantissime persone, sì, allora io conobbi Ron negli anni 80, perché lui poi morì nel 94, quindi l'ho portato negli anni 80, sì, allora, che poi successivamente, quando ho fatto le inchieste su di lui, sia per il libro che anche precedentemente, ho incontrato tantissime persone che l'hanno frequentato a lungo. Che sono tutte persone qualificate, che sono provvedute a fare questo niente. Gente che sta con gli occhi ben aperti, una mosca che mi disturba. Con gli occhi ben aperti, e che fra l'altro lui faceva tutti gli esperimenti in piena luce, e non c'era il problema del buio come a volte nelle sedute mediane, che era in piena luce, e lui tranquillamente, così non andava in trance, aveva solo nel momento. Il fenomeno aveva solo un attimo così di concentrazione e poi Sì. diceva: è fatto, era velocissimo, velocissimo. E dopo sorrideva quando l'esperimento. Quindi io ho il ricordo di un signore, un bellissimo signore, elegante, galante, simpatico, spiritoso, eccetera, coltissimo, e che ogni tanto faceva delle cose straordinarie. Ma io lo Incredibile. ricordo soprattutto come una persona normale. Normale a un livello altissimo, un livello altissimo Certo. di normalità, però non aveva niente del mago, anzi, era una persona che frequentava la città di Torino. Tra i suoi amici c'erano grandi giornalisti, attori, Sì. industriali. Lui aiutava tutti. C'erano, per esempio, anche altre persone che per la FIA. Lui frequentava gli Agnelli, frequentava Romiti e dava testimonianza, che cercava sempre di dare dei buoni consigli Sì, ma non solo, per la Fiat. abitava Sì. E poi tutti, anche le aiutava, persone per la cercava di aiutare strada, tutti. anche per la Sì, strada, e gli faceva fermava proprio la i gente danni, per la assì strada. proprio, Sì. incredibile. Sì, Quindi. ma questo me l'hanno testimoniato anche alcune persone che fermavano la gente per la strada, perché lui era un diagnosta straordinario per le malattie, era molto sensibile per le malattie, andava negli ospedali a aiutare i Anche in malati, sala eccetera. A volte operatoria. fermava la gente per la strada e diceva: guardi signore, che lei deve farci una lastra al seno sinistro perché c'è qualcosa. Sì, E no, no, quindi. infatti era incredibile su questo. E poi lui ovviamente lo hanno anche un po' provocato dicendo perché non usi questi tuoi poteri per vincere
Lui al casinò ci andava, ma solo ed esclusivamente quel quello che serviva soltanto per vincere soldi e donarli, perché lui non voleva niente né di vincite né di essere pagato da nessuno per quello che No, faceva. no, lui fece sempre tutto gratuitamente e andava al casinò perché gli piaceva molto, ma non giocava. Si E quando metteva, per esempio, giocava, scriveva sì. su, mi ha raccontato che era con lui, scriveva su un foglio quali numeri sarebbero usciti, Sì, faccia aspettava che i numeri uscissero e poi li faceva vedere che era il foglio. vedere. Un paio di volte c'era una notizia che c'era bisogno di aiutare Certo. qualcuno, per cui lui fece una corsa a San Mauro, mi sembra che anni fa c'era un piccolo casinò vicino a Torino e Sì. c'era una necessità assoluta per una bambina povera, e allora lui andò lì, guadagnò la cifra esatta, vinse la cifra esatta che serviva per Incredibile. l'operazione, ci voleva 14 milioni, e vinse, quindi li consegnò alla famiglia, ma qualcuno su funzionava, e niente. Lui si divertiva ad andare al casino, mi piaceva cercare il suo pane quotidiano, però lo usava per questi esperimenti. Certo. Senti, Paola, ti sei interrotta in questo momento? Paola, ci sei? Ah, Sì, ecco, certo, ti ok. No, perché sento, ti sento. ogni tanto, siccome ti si sente a tratti, qualche parolina si perde, adesso ti eri proprio fidizzata. Ok, senti, vorresti parlarmi diciamo, del suo legame, predilezione per Napoleone? Così faccio vedere intanto Allora, qualcosina pure. ti dirò che io sapevo della predilezione di Napoleone e la prima volta che andai in casa sua rimasi Sì. abbagliata da questi meravigliosi oggetti napoleonici. La casa era tutta arredata in stile impero e lui mi portò, c'erano le bandiere delle battaglie di Napoleone, Sì. Sì. c'erano i tamburi delle battaglie, quindi oggetti napoleonici, e c'era questo ingresso proprio, questa statua, questo busto in marmo, che fu un ritrovamento che lui fece. Lui era ancora molto giovane, era nei primi anni, era all'estero, era a Parigi, e avrà avuto 24-25 anni. Era agli inizi, ancora nessuno lo conosceva come da questo punto di vista. Lui passò a Parigi davanti a un palazzo e ebbe la sensazione che si doveva fermare, che doveva andare in cantina dove avrebbe trovato delle cose. Allora va dal portinaio e gli dice se lo può portare in cantina. Certamente gli diede una mancia perché era una richiesta strana. Gli Certo. dice: so che la cantina ha il pavimento di terra battuta, non è pavimentata di piastrelle, terra battuta. Gli dice di sì, andiamo giù. Gli fece prendere una vanga e gli disse di scavare in quel certo punto, immagino appunto foraggiandolo ampiamente, perché sennò Eh uno sì, non fa una cosa così strana. No. E a mezzo metro di profondità hanno trovato questo busto. È un busto di Napoleone giovane e si ipotizza che sia stato, dice, perché era là sepolto. Quando Napoleone cadde, era in casa di questa famiglia patrizia, perché era un bellissimo nobiltà, quindi avevano questo busto. Quando con la restaurazione, quando Napoleone cadde, probabilmente non era di salutare tenere un busto di Napoleone in casa, Chiaro. quindi forse i proprietari lo fecero seppellire lì per custodirlo, per salvarlo, e poi la famiglia si è dispersa, insomma è rimasto Certo, lì. certo. Lui lo trovò, è un Napoleone giovane questa cosa, E poi ci naturalmente sono queste il che lui, reperto più questi bottoni, eclatante. sì. Poi lui trovava, andando sulla battaglia, nei luoghi della battaglia di Marengo, lui trovava tutti questi bottoni, battaglie di più di 200 anni fa, anche all'epoca sua erano 200 anni fa, adesso sono ancora di più, siamo Certo. fine 700, inizio 800, quindi lui andando sui campi di battaglia sentiva questi battoni, scavava un po' per terra e li trovava, Incredibile. battoni di difesa dei soldati che li perdevano, alcuni ancora con il pezzo di stoffa attaccato, li Sì. perdevano, e come può essere in quella zona trovò la carrozza di Napoleone, che poi lui Ecco, la sì, adesso la ritrovò faccio perché sapeva vedere. che c'era da qualche Sì, parte, eccola. e la trovò in un fienile di una casa colonica. Questi proprietari l'avevano trovato, l'avevano messo in questo fienile, addirittura ci stavano dentro i polli, era tutto
era tutto distrutto praticamente. E Napoleone lo trovò, sapeva che c'era e lo trovò in questa zona, poi lo fece restaurare ed è stato riconosciuto che era veramente la carrozza di Napoleone, una carrozza che lui dovette abbandonare perché si era rotto l'asse, che era uno dei problemi tipici dell'epoca quando si viaggiava in quel modo. E ne ha preso un'altra per andare a Milano dove doveva andare. E la carrozza è rimasta lì, nella zona di Marengo, appunto. E lui l'ha fatta, Napoleone, Napoleone no, l'ha fatta restaurare, poi l'ha regalata alla città di Torino, quindi adesso è visibile. Ma io Questo ricordo la invece. prima volta, era una città molto simile a Napoleone. Però volevo chiarire una cosa, Dimmi. Napoleone non ha mai detto lui di essere reincarnato, Sì, anche però se non l'ha mai molti lo sostengono, ma lui non l'ha mai detto, è vero. lui non l'ha mai detto, lui non ha mai detto l'imperatore, e ricordo la prima volta che andai lui, mentre ammiravo tutte queste belle cose che lui aveva in casa, mi portò in un angolo di questo magnifico salone dove c'era una di quelle fracantone, di quelle a vetri, piccolina, e piena di piccoli oggetti che erano tazzine, piattini, giochini, eccetera. E lui mi disse: questi sono tutti oggetti che sono appartenuti al re di Roma. Il re di Roma era così che figlio di Napoleone, quello che lui aveva avuto da Maria Luisa d'Austria, dal secondo matrimonio. E dice: quando vado dagli antiquari, me li offrono. Come se sapessero che ritornano in qualche modo. E lui aveva questa bella collezione di oggetti da bambino, piccoli giochi, campanellini, tazzine, cucchiaia, eccetera, di oggetti appartenuti. Adesso penso che potrà interessare i tuoi ascoltatori di sapere che tutto questo patrimonio, tutta la collezione napoleonica di Roll, è stata regalata al Museo Napoleonico di Roma. E io ci devo andare perché stando a Roma ci devo Esatto. assolutamente andare. Infatti, grazie Io per l'informazione. sono andata, quando sono andata per la verità un anno e mezzo fa, il materiale era fatto, è un fatto recente, una cosa recente questa, ed era in attesa di essere sistemato. Mi piace vedere anche le sale destinate ad accogliere tutto questo materiale, quindi sarà la collezione Roll, collezione molto importante. Bello. Questa invece lui quando si concentrava e scriveva, poi spiegaci come faceva lui a Sì, scrivere con la scrittura. scriveva come guidato da quello che lui chiamava lo spirito intelligente Intelligente. di Napoleone. Lui non è un elitista, nel senso che si fa come mente. Lui diceva che quando si muore l'anima torna a Dio, da cui è stata emanata, e rimane sulla terra una sorta di fotocopia. Se non si può, non si sa per quanto tempo, continuare a ripetere delle cose che erano state fatte. Questa sarebbe la sua interpretazione dei fenomeni spiritici, dei fenomeni medianici. Ho capito. E lui scriveva con la calligrafia di Napoleone, è stato fatto nel mio libro, c'è anche una palizia calligrafica fatta da una grafologa Che io ho molto brava, intervistato, tra parentesi, infatti. fa vedere le varie calligrafie, cioè quella di Napoleone vivo. E quella di Roll è lo stato normale, e quella dello spirito intelligente di Napoleone, e c'è una somiglianza incredibile, anche senza parlare dello spirito intelligente, tra la calligrafia di Napoleone da vivo e quella di Roll, c'è una somiglianza È straordinaria, cioè notevole, è una calligrafia vero. molto decisa, molto, molto forte, molto, molto incisiva. Ecco, quindi lui c'è stato veramente un rapporto Incredibile. straordinario. E Con qui Napoleone, nel abbiamo sentire. una cartolina inviata a Roll da parte di La Fellini. Come Fellini. dicevi tu, erano molto amici. Sì, questa qui è una cartolina, mi sembra di ricordare che venga dalla Grecia, che Fellini era andato in vacanza in Grecia e gli mandava una cartolina, ci sono tanti messaggi. Io ho trovato anche nel materiale in archivio un articolo scritto per la Domenica del Corriere tanti anni fa da Fellini, quando
quando scoprì Roll, quando fece la conoscenza di Roll e poi lo presentò l'articolo sulla Domenica sul Corriere della Sera, sull'inserto del Corriere della Sera. Quindi su questo articolo si può leggere l'impressione che Fellini aveva ricevuto di quest'uomo. Fellini andava spesso a Torino a incontrarlo, gli chiedeva consiglio per i film, erano proprio tanto amici, andavano in vacanza insieme, c'era un grande rapporto anche con la Giulietta, ecco. E la moglie di Roll, Elna, che era una signora norvegese che aveva conosciuto a Parigi da quando erano ragazzi e poi stati insieme tutta la vita, e lei di solito non partecipava affatto alle cose del marito, faceva una vita piuttosto ritirata per conto suo. Io sono stata a casa di Roll alcune volte, non l'ho mai vista, lei non partecipava ai incontri di Roll. Però mi dicevano che quando c'era Fellini, a lei Lei aveva, andava. Quando c'era pensa. Fellini andava, quando viene lui, insomma, aveva una simpatia particolare per Fellini. D'altra lo parte, credo. Fellini, io l'ho conosciuto, abbiamo avuto una piccolissima collaborazione per dei testi che gli procurai, un progetto che poi non è andato in porto perché Fellini si ammalò e poi morì. Però me lo ricordo come un uomo di una grandissima simpatia. Insieme dovevano essere uno spasso, insieme Lo molto credo perché. spiritosi, giocherelloni, divertenti, molto affezionati reciprocamente, molto amorevoli proprio come persona, sia l'uno che l'altro. Li ho conosciuti entrambi, molto amorevoli. Grandi personaggi, considero. Ah, questa qui è Ecco, a riprova che tu l'hai veramente conosciuto, qui c'è l'ultima anche una volta dedica. che sì, l'ultima volta che andai da Roll, mi regalò questa fotografia che è molto grande, grande, una pagina di quaderno, una bella fotografia sua, e dietro c'è questa dedica che io allora non capii neppure, credo di averla capita in seguito, cioè la dedica recita la signora Paola Giovetti. Con devozione e gli auguri del mio cuore. Quello della devozione, l'aiuto del mio cuore molto graditi. Quello della devozione non lo capii e mi vergognai quasi di aver ricevuto una dedica così elogiativa perché io non avevo ancora fatto niente per lui. Lui, fra l'altro, non permetteva che si scrivesse niente su di lui, per cui io quello Certo. che ho scritto 2 anni fa e se non fossi andata in archivio, forse non l'avrei mai fatto perché avrei raccontato quello che non ho raccontato anche altri. Invece, queste visite in archivio e anche la mia scelta di Roll mi hanno suggerito di scrivere. Certo. E probabilmente lui mi aveva chiesto una volta di vendicarlo di Piero Angela, Ah perché Piero sì, Angela raccontalo era brevemente andato. di questa cosa di Angela, perché lui ci è rimasto tanto male. Sì, era andato da lui gli aveva fatto vedere di tutto e di più, era sembrato convinto, poi nel libro che scrisse ne parlò in termini molto dubitativi e Roll era rimasto veramente offeso di questo e mi chiese di Certo. vendicarlo. E una sera mi convocò a casa sua e mi voleva dire delle cose, però in realtà non mi disse niente perché tanto non mi permise né di scrivere né di registrare e poi invece di parlare. Una spontanea sul progetto, sulla grande sfera di divinatoria che lui aveva su una poltroncina, tirò fuori un esperimento di lettura in libri chiusi straordinario. Dopodiché non si parlò più di vendetta e mi regalò questa fotografia. Allora, dopo io ho pensato, lui con le doti che aveva, probabilmente intuiva che io non l'avrei dimenticato. E che prima o poi avrei fatto qualcosa per lui. E quindi che ho interpretato in un certo modo questo libro che ho fatto, dove ho parlato di lui anche sulla base dei suoi documenti, delle sue cose, come qualcosa che lui intuiva che avrei fatto. Quindi mi fa questa dedica così affettuosa e generosa, probabilmente a 30 anni data, anche di Certo. più, sapendo che avrei fatto qualcosa. Ecco, io alla fine l'ho interpretata così. Sì, sicuramente è questo, perché lui vedeva oltre tutti noi Certo. e senza spazio-tempo, era Sì, veramente sì. molto particolare. Certo, E qui.
Nei miei confronti, quelle volte che ci siamo incontrati, dimostro sempre molta disponibilità, molta fiducia, amicizia, ecco, quindi spontaneamente, quindi probabilmente intuiva che sarei stata un'amica vera, ecco. Certo, Questi certo. sono quadretti perché lui era pittore, ha sempre dipinto, però la sua pittura normale, tra virgolette, era molto diversa da quella degli esperimenti. Gli esperimenti uscivano, ecco, erano queste cose qua, lui le faceva, erano paesaggi ispirati da un pittore paesista dell'Ottocento francese, Auguste Ravier, che gli esperti hanno controllato e sono questi lui che lui faceva così durante i suoi incontri, durante i suoi esperimenti, 20 secondi apparivano da soli, si dipingevano per conto loro, insomma, in tutti i libri sono descritto come questo avveniva e sono tanto nello stile di Auguste Ravier, non copie, lui non faceva mai delle copie, erano composizioni nuove, originali, Però con lo nello stile stile del di questo certo. pittore, come per esempio una volta per me fece un quadro su un soggetto suggerito da me nello stile di Picasso. Purtroppo Sì. lo distrusse perché lui distruggeva quasi tutto, non voleva che Sì. si facesse, non voleva correre il rischio che venisse fatto un commercio di queste cose. Ma era proprio nello stile di Picasso, la firma identica, eccetera. E quindi mai copie, ma cose originali, fatte lì per lì, nello stile. Purtroppo ci è rimasto poco, ecco. Perché? Infatti. Quindi sono quadretti piccolissimi. Uno lo vidi a casa di Remo Lugli, in un foglio ne apparvero quattro. E lui tagliò il foglio in quattro, siccome quella sera c'erano quattro signore, la diede uno ad ognuna delle signore. Ah, ecco, quindi sì, beh, sempre galante come al solito, giustamente, alle Sì, molto, signore. molto, molto. Che a noi donne, diciamo la verità, fa piacere vedere un uomo che Certo. si ricorda che sei una donna. Ecco, sì. Ah, sicuramente. Ah, questa è, sì. Qui sono io con il dottor Manera, Pier Giorgio Manera, che è stato il medico personale di Ron negli ultimi 7-8 anni della sua vita e quindi ha tante cose da raccontare. E ci incontrammo in questa bottega d'antiquariato di Giovanna De Meglio, che è un'antiquaria che lei è molto amica di Rol, dove Rol portò questa sfera divinatoria che io vidi in casa di Rol, che fu motivo di un esperimento. Gli chiesi che cos'era questo oggetto, che era come grande, di cristallo argentato, e uscì fuori un esperimento di lettura in libro chiuso che trovavo sulla carta, con un mazzo che lui mi diede. E Tre se puoi carte, ripetere era la l'ultima descrizione esatta frase, di. se puoi ripetere perché l'ultima frase non si è capito proprio nulla, perché sì, gracchiavi. Era Stava in casa sua, era un quindi anche io lo oggetto d'argento. racconto. Allora, io ero da Rol perché lui si parla di vendetta che lui voleva. Io avevo Ah, cominciato a sì. raccontarmi delle cose, però non voleva né che scrivessi né che registrassi. Allora io cercavo di stare attenta e di ricordare. Però a un certo punto, volto lo sguardo, mi giro un po' a questo bellissimo salotto che lui aveva, su una poltroncina vedo questo oggetto, Sì. questo che vedete qua. Vedete le dimensioni, è molto grande in proporzione Esatto. alla grande come due volte la testa di un uomo, un affare così. Sì. E io chiesi: ma dottore, che cos'è questo? E lui mi disse: è una sfera divinatoria del Settecento, me l'hanno portata delle signorine di Torino, un oggetto di famiglia, loro non avevano eredi, per cui l'hanno portata da me perché io la custodisca. E ancora lì. A questo punto mi disse: ma vogliamo vedere a cosa serve questo oggetto? E ce lo dirà Trecani. Mi mette in mano un mazzo di carte. E due mazzi di carta, un mazzone, anzi, sembra, non era mai un mazzo solo, erano sempre almeno due mazzi, e mi dice che alzando il mazzo io avrei trovato il numero del volume, la pagina, la riga e il numero delle parole che avrebbe designato lo scopo di questo oggetto. Quindi ci mettiamo d'accordo come fare questo. Quindi io alzo, trovo volume 14, questo me lo ricordo, poi nel libro ho scritto tutti i dettagli, pagina 300 e tot. Quarta riga, quattro parole. E
Io dico, allora posso andare a prendere la telecamera lì, andiamo a vedere la telecamera. No, aspetta, aspetta, lui prende la sua matita di bambù, che Sì, usava sempre famosa, quella, sì. sul foglio, a contare la vita. Dice, adesso possiamo andare, andiamo a prendere il volume 14 della telecamera, pagina 80, quarta riga, ci sono i a contemplare la vita, che indubbiamente Contemplare la vita, quindi quello che lui aveva si scritto sul attagliano foglio. molto bene a una descrizione di una sfera divinatoria. Poi c'è un Certo. seguito di questa cosa, perché quando Rol morì, molti degli oggetti in casa sua, mobili, eccetera, furono messi all'asta da Sotheby. Io mi ero chiesto alcune volte che fine poteva aver fatto questa sfera divinatoria, fragilissima fra l'altro. E naturalmente non mi ero data risposta. Poi, qualche anno fa, Rol era morto da più di 20 anni, mi arriva una lettera o una mail, adesso non ricordo, di una signora che non conoscevo, Giovanna De Meglio, che mi dice: guarda, signore, non ci conosciamo, però io ho un oggetto che è stato protagonista di un evento importante di lei con Rol, perché dopo la morte di Rol, questa cosa dell'esperimento l'avevo raccontata in un articolo su Astra, sulla rivista Ah, Astra. ecco perché ti ha contattato, ok. Non so come mi ha portato questo articolo e adesso la sfera ce l'ho io. Mi venga a trovare, io vado a Torino a trovarla, una signora simpaticissima con cui poi abbiamo fatto un cheat, e lei ha nella sua bottega d'antiquariato piena di belle cose questa sfera che l'ha attaccata al soffitto perché non corra pericolo di essere rotta, e mi ha raccontato come ce l'ha. Lei era amica di Rol, allora andava molto spesso a trovarla in questa sua bottega. Una volta, come le signorine avevano fatto con lui, una volta gliela portò, perché diceva: no, non saprei a chi lasciarla, tienila tu. E quindi lei l'ha ricevuta, io l'ho vista con molta emozione, devo dire, è stata Ci una credo. storia molto particolare. E dopo, quando vado a Torino, vado a vederla, la sfera della conoscenza, così l'abbiamo chiamata. E quella volta Bellissimo. ci incontrammo lì anche col medico di Rol, che mi ha raccontato anche lui tante cose. Tante L'abbiamo cose. visto in 7-8 anni con le visioni, veramente. Certo. E poi c'è questa cosa particolare. Che hai trovato in archivio con questi volumi degli scritti inediti che non si sa chi l'ha scritti, se Rollo o qualcuno che sta molto vicino a lui. Sì, ci sono questi scritti, questi volumi che abbiamo trovato insieme alle sue lettere private, ai suoi diari scritti a mano. Ci sono questi 5 volumi, uno manca però, il primo, e sono scritti a macchina con qualche correzione, e sembrano volumi pronti per la pubblicazione, ma non sono stati pubblicati. Non c'è la firma, non si sa di chi siano, sono scritti a macchina, quindi non c'è molto Certo. da intuire, e trattano tutti i temi che sono pertinenti anche al discorso di Rol. Io credo che o che li abbia scritti lui o che li abbia fatti scrivere da una persona vicina a lui e che poi gli ha dati, tant'è vero che lui li ha tenuti tra le cose care, no? Non c'erano altri libri in Certo. quel pacco lì, c'erano le lettere, i diari che lui scriveva a mano e c'erano questi volumi, quindi per lui avevano un valore questi volumi. Certo. Probabilmente. Anzi, io sono sicura che lui per tutta la vita ha continuato a interrogarsi su se stesso, cioè chi sono, perché ho queste cose. Lui si è studiato sempre. E nelle lettere che abbiamo trovato ci sono molte volte degli interrogativi di questo tipo, e come è difficile portare avanti un'eredità di questo genere, è meravigliosa però un destino pesante per portarla avanti, fare onore a questo destino e portarlo avanti bene. E nella maniera in cui lui l'ha fatto, eccetera. Quindi lui si è interrogato certamente molto su se stesso, e io credo che per confronto lui abbia studiato le vite dei grandi iniziati. Infatti, in Sì. questo libro ci sono le vite dei grandi iniziati, faccio alcuni nomi, tipo Rudolf Steiner, Madame Blavatsky, Gurdjieff, che lui Gurdjieff anche lo conobbe a Parigi, quando era giovane che viveva a Parigi, certamente lo conobbe. Si parla degli antichi alchimisti, degli ermetici, di questi personaggi esoterici molto particolari, quindi lui non lo riferisce, si parla di reincarnazione, ma in termini molto alti. E quindi ho l'impressione che lui
o ha fatto lui o ha fatto fare questi studi per cercare di capire chi era Certo. lui, come mai aveva questi poteri, perché uno non può averli e non porsi degli interrogativi. E lui certamente Assolutamente. se li è posti, io credo che questi volumi siano in qualche modo la risposta, nel senso che lui fa parte di questa tradizione di grandi iniziati. Un grande iniziato adatto per i nostri tempi, perché viveva come noi, viveva in mezzo a noi, non viveva in una grotta. Lui è stato anche in India, questo Sì, sappiamo, faceva a meditazione, studiare, comunque, insomma, era una certo, persona sì. veramente particolare ed era comunque una persona come tutti noi, da te che l'abbiamo accennato un attimo della moglie, volevo far vedere questo quando si erano conosciuti. Sì. Questo qui l'ho trovato in archivio, l'ho fotografato e l'ho messo nel libro. Allora, questo qui, anche questo, ha 100 anni, perché lui conobbe sua moglie a Parigi. Lui viveva a Parigi perché lavorava per una banca che aveva una succursale a Parigi. Il papà era fondatore della Comet di Torino, il direttore, quindi lo fece assumere dalla banca, e lui ha viaggiato all'estero, è stato in Francia, in Scozia, eccetera. In un caffè di Parigi incontra questa bellissima ragazza svedese, bionda, alta, che se ne stava da sola a un tavolino. Allora, adesso i ragazzi si mandano dei messaggi con i telefonini, eccetera. Sì. Allora non c'era tutto questo. Allora lui prende un tovagliolino di carta, di quelli del bar, e scrive sopra: Je meurs d'envie de vous embrasser, cioè muoio dalla voglia di abbracciarla. E attraverso un cameriere lo fa portare alla ragazza, la quale risponde, vedete che c'è scritto sotto, Moi moi aussi. aussi, che vuol dire anch'io. Io. E lei quindi Amore a prima ci sta, vista. è immediatamente bravissimo, era un bellissimo uomo, era una coppia stupenda. E mi ha fatto tanto sorridere questa cosa, cioè, meu David vous embrasser, cioè muoio dalla voglia di abbracciarla, e lei senza falsi pudori risponde anch'io. E quindi, e da quel momento non si sono più lasciati e Lasciati. hanno conservato il tovagliolino che è lì tra i suoi oggetti. Una bella Bellissimo. storia questa. Sì. Infatti lui, anche se comunque da sempre a fare questi esperimenti, magari lei non c'era, però lui la sentiva, proprio senza di lei non riusciva a stare, tant'è che No, lui quando aveva se n'è bisogno andata di prima di sapere chi c'era. lui, purtroppo, insomma, ha sofferto molto perché l'amava Molto, certo, tantissimo. quando è morta la moglie, è morta Sì. 4 anni, mi pare, prima di lui. Sì. Lui ne soffrì molto. Tanti amici che frequentavano molto da vicino mi dicevano che lei non partecipava non per disinteresse, ma perché lo lasciava libero. Lo lasciava libero di essere se stesso, assolutamente spontanea, senza la presenza di una moglie vicino che può creare un po' di remore. Che poi lui era completamente. Gli amici li hanno conosciuti entrambi. Grati a lei proprio per questo, averlo lasciato libero di fare quello che lui doveva fare. Questo era il suo destino. Però è sempre Sì, stato un eh sì. marito affettuoso, anche se credo. Sappiamo, ha avuto anche qualche distrazione, però insomma, si perdona chiaramente. Ha avuto Come qualche no? distrazione, perché fra l'altro era un uomo ricercatissimo, un Lo uomo, credo. come dicevo prima, Beh, galante, elegante, sì, con tra la voce che galanteria ha avuto e certo. qualche simpatia femminile, non sappiamo a che livello, però niente di nuovo. Certo. Ok, Paola, allora ti ringrazio. Questo qui è il tuo libro che ho letto con molto piacere dalla prima all'ultima riga, devo dire, perché è stato veramente interessante e l'ho letto, pensa, l'ho letto ogni sabato un pezzettino mentre stavo sulla spiaggia. Quindi devo dire che me lo Pensate. sono gustato a pillole, ma tutte, anche perché poi se ne leggi poco per volta, quello lo riesci anche ad interiorizzare. Quindi le pagine per me proprio erano qualcosa che, non so, poi sarà che io dovevo farti l'intervista, quindi le leggevo ancora un po' più approfonditamente. È stato veramente, veramente Certo, bello, grazie, ti ti ringrazio ringrazio. molto. Se hai letto e lo conosci il libro.
Conosci Roll adesso, conosci il personaggio. Sì, no, ma il personaggio lo conoscevo, ma attraverso il tuo libro, soprattutto con tutte quelle cose che hai inserito nel libro che prima non si conoscevano, è tutt'altra cosa rispetto a quello che sapevo già, perché insomma, voglio dire, altri libri su Roll esistono, ma questo è molto particolare, devo dire, e devo farti veramente i complimenti perché è qualcosa che è Ringrazio. particolare. E quindi leggetelo, è di Edizioni Mediterranee. E di Paola, tra parentesi, visto che all'inizio della intervista l'ho detto, mi ha rilasciato altre tre interviste. Sotto in descrizione troverete il link delle altre interviste, una sui bambini indaco, ricordo, che anzi è stata quella la prima che mi hai concesso, molto 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 seguita, molto bella, anche perché avevi scritto un libro pure su questo. E quindi anche le altre due troverete in descrizione. Quindi buona visione di questa e delle altre interviste di Paolo Giovetti, perché ve le raccomando tutte, tutte belle e molto interessanti, perché è veramente un pozzo di sapere, Paola, e soprattutto gentilissima e sempre disponibile. Grazie ancora, Paola. Paola, ti eri scusata di nuovo. Grazie Grazie, Paola. Ciao. mille. Ciao. Alla prossima, ciao, ciao, ciao.